Andiamo oggi a lavorare le gambe, in particolare i glutei, per tonificare, per migliorare proprio l'aspetto delle cosce, dei glutei, con l'elastico, ok, anche con trampolino, perché il trampolino ci permette di drenare più velocemente, tonificare più velocemente e bruciare più calorie dello stesso lavoro eseguito a terra, ok, così diciamo il massimo del nostro mondo. Prendiamo l'elastico e vi insegno come saltare con l'elastico. Allora, facciamo un bel fiocco. Ok, proprio un bel fiocco e non un nodo, ok. Oh, adesso sentirai che l'elastico tira le gambe, ok? I piedi rimangono belli piatti, ok? E l'importante qui è che quando andremo a eseguire il movimento di chiusura o di apertura, che non rischiamo, ok, che ci fa effetto fionda, che ci chiude, diciamo, troppo velocemente le gambe, ok? Così, cominciamo a spingere verso basso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, piccola chiusura, 8, 7, 6 e apro, 8, chiudo, 8, ok, ancora, apro, 8, ok, adesso facciamo una marcia, spingo sulle gambe, ancora spingo. Marcia, 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 4, 3, 2, ok, passiamo, due passi di qua e due passi di qua, spingo, spingo, ovviamente che potresti anche fare questi esercizi a terra, magari sei in ufficio, ok, e durante le pause pranzo vuoi comunque portarti avanti con il tuo allenamento, porta l'elastico con te, peso zero o quasi zero, lo metti nella borsa e comunque puoi fare qui 10 minuti per essere sempre in linea con il nostro patto, no? Almeno 15 minuti al giorno. E questo ci aiuta proprio per mantenere la nostra forza di volontà, ok? Perché alla fine di ogni allenamento ci dà un picco di dopamina che ci aumenta la forza di volontà, ok? Marcia avanti, 4, 3, 2, 1, rimango qua, e 4, 3, 2, 1, rimango qua, avanti, 4, 3, 2, 1, rimango qua, e 4 indietro, ok? Di nuovo verso destra, due passi, due passi, e due passi, due passi e due passi, facciamo tra 4 volte, 3 volte, 2 volte, occhio, jumping jack, apriamo 4 e chiudi, veramente piccoli, non permettere la gamba di essere trainata dall'elastico, ancora, apro 4 e chiudo 4 e apro 4 e chiudo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ancora 4 volte, 3 volte, 2, occhio, andiamo in singoli, apro, chiudo, apro, chiudo. Se senti l'acido lattico, batti, ok, ti aiuta a passare l'acido lattico, ancora, 8, 7, 6, 5, ultima, 4, 3, 2, e recupero. Ok, recupero, porta le gambe destra in avanti, estendere un po' l'altra gamba indietro, il busto è in avanti, ok, avamplesso, ok, e sto stendendo la gamba sinistra, toccando giù il talone, ancora, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, vado laterale, laterale, 2, 3, però controllando sempre l'elastico, non permettere all'elastico di controllare te. 4 indietro, 4 in diagonale, 4 laterali, 4, 3, 2, indietro, 4, 3, 2, 4 laterali, 4, 3, andiamo 2 più 2, ok? 2 indietro, 2 laterali, ancora, 2 indietro, 2 laterali, ancora, 2 indietro, 2 laterali, e questo sta l'ultimo, ok, andiamo in singolo, andiamo dietro e laterale, vai, tira, tira, ancora, 4 ancora, 3 ancora, 2 ancora e cambiamo la gamba, oh, dati di nuovo, porta la sinistra in avanti, busto in avanti, ci siamo, occhio, andiamo in estensione, toccando giù, 3 e 4, 5, 6,
7 laterali, andiamo, 8, 7, 6, 5 ancora, 4, 3, 4, indietro, 4, 3, 2 laterale e 4, 3, controlli tu l'elastico anche se sei stanca, 2, 3, 4 laterale, 4, 3, 2, andiamo su 2, 2, 2, dietro, 2 laterale, ancora 3 volte, 2 indietro, 2 laterale, ancora 2 volte, 2 indietro e 2 laterale, ultima volta 2, occhio, andiamo in singolo, vado, dietro e laterale, dietro, laterale, dietro, dietro, ancora 4, ancora 3, ancora 2, occhio, recupero, lo senti quando sta lavorando? Sì? Ok, aggiungiamo un altro movimento, un po' più complicato ma molto efficace proprio per questa parte del gluteo, ok? Spingo verso basso, ci siamo, apro indietro con i piedi a V, però un V a rovescio, ok? Talloni larghi, punto stretti e chiudo in avanti con il punto chiuso, ok? Facciamo insieme piccoli passi, ok? La cosa importante è che fai piccoli passi controllando tu l'elastico, ok? 4, 3, 2, apriamo, apro, spingo, pulso in avanti, chiudo, 8, vai, spingo, chiudo, apro, 8, vai, vai, chiudo, chiudo, ok, andiamo 4 per 4, 4, chiudo, 4, ancora, apro, 4, e chiudo, ancora, vado, chiudo, vado, e chiudo, dammi 2, 2, chiudo, 2, ancora, 2, vado, ultima, 4, 3, 2, e 1, vai su, marcia, 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 spingo, spingo, vai, 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 lo senti tutto il lavoro, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, in avanti, vai, 4, rimango, indietro, 4, rimango, avanti, 4, rimango, dietro, 4, ok, adesso andiamo a fare step touch, vuol dire largo e tocco, ok? Dai, singoli, e sto proprio tirando e raccogliendo, vai, 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 ancora, continui, continui ancora, 8, 7, 6, 5, 4, ultima, 3, ancora, 2, e stop, eccellente ragazze. Un altro allenamento fatto insieme su questo percorso per potenziarvi, farvi diventare sempre più forte, e ogni allenamento conquistato, finito, è una conquista per la tua autostima, ok? È una conquista per riprendere potere, le redini sulla tua vita, ok? Il potere delle redini sulla tua vita, per prendere confidenza con te stessa, autostima, insomma tutta la roba positiva che ci aiuterà a avere un cambiamento da ora in poi, ok? Per la lunga. Ti auguro una giornata splendida e ti aspetto al prossimo allenamento insieme. Baci dalla Gigi.